questa faccia, questa, dice tutto. È l'1.23 della notte tra lunedì e martedì. Ho il cellulare al 2%. Domani mattina devo essere a lavorare, ma la mia testa è completamente già orientata. La partita è domani sera. Sono arrivato a casa così tardi perché ero a giocare. Ovviamente, essendo un amatore, noi giochiamo a lunedì sera, no? Ma io sto male e non si può stare così male per una partita di calcio. Quello che mi viene in mente è registrare il video, perché ormai mi prendono bene questi video. Spero anche voi, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo domani mattina al risveglio, dove riderò sicuramente meno. No, non si può affrontare. Non mi sembra neanche di aver dormito. Sono le 7:30. E se ieri sera non riuscivo a non pensare a Juve Atletico, in questo momento non riesco a pensare di andare a lavorare. Voglio dormire. Sara, all'andata mi ha detto che la Juve passava, che vinceva, e invece ha perso. Stasera c'è il ritorno, cosa fa? Non lo so. Ma dai, non portare più sfortuna però. Due. Vince 2-1. Vabbè, non va bene 2-1, cavolo. Tonight is the night. Questa sera, vivere o morire, si fa la storia. Adesso che mi sono svegliato e adesso che sono carico, non penserò a nient'altro fino al fischio d'inizio di questa sera. E io voglio sapere chi ci crede come me, lo voglio sapere qui sotto nei commenti. Tutti quelli che ci credono devono commentare con "io ci credo", poi dirmi quello che vogliono. Stasera voglio tutti concentrati per 90, 95, 100 minuti, quelli che saranno, e tutti a tifare Juventus al 100%. Sostenere, ragazzi, poi vada come vada, è più difficile passare che è più facile uscire, lo sappiamo tutti. Però noi sappiamo che abbiamo le possibilità di andare avanti e che questa sera non finisca il nostro sogno Champions. Uscire a marzo sarebbe brutto, ma non ci vogliamo neanche pensare a questa eventualità. Io ci credo. Fabio, però, tu all'andata mi avevi detto che eravamo già in finale, e poi il Ciolo ci ha anche fatto vedere le palle. Cos'è successo? Spiegami un po'. Tra l'altro due palle ci ha fatto vedere, okay. Sì. Stasera finisce, vabbè, si sa. Cioè, tu mi hai parlato di finale, certa, no, assicurata. Rimonta stasera, rimonta. Ma ragazzi, una percentuale? No, ma 100%. 100? Sì, io passo. Ok, la sicurezza assoluta. Sì, io passo. Sei disposto a giurarlo? Per Bacco, vince i supplementari però. Gol di? CR7. Ieri notte vi ho portato il video che era tipo le 2 di notte, adesso sono le 19:23. Appena tornato a casa da lavoro, ho un'ansia, ragazzi, manca un'ora e mezza alla partita, ho un'ansia che non si descrive, lo sapete bene o magari non lo sapete perché è la prima volta che vedete un mio video, non ho idea. A Berlino c'ero, Juventus-Barcellona, finale di Champions, è andata male. A Cardiff purtroppo non ci sono andato, ma sono state le uniche due finali di Champions che ho vissuto da tifoso della Juve. In questo momento ho più ansia, oddio, la luce divina, è Gesù che ci viene ad aiutare, questo sta arrivando, speriamo che ci serve ogni tipo di aiuto. Ho più ansia adesso che per le altre due finali, santo il Signore. Cane animale brutto maiale, dai ciccione che la vinciamo noi stasera. Ehi, vinciamo noi? Sì, Solo chi corre può fare di te quello che sei. Juve, storia di un grande amore. E anche Spinazzola, sul primo palo Spinazzola la tocca, quella arriva. C'è! No! Vabbè, ma direttore no! Mi scoppia il cuore per un giro. Poi finisce addosso al portiere, ma il VAR conferma, già l'annullato. Ma dai! Oh, che bella cosa! Ma che bella! Ma bravi, ragazzi!
Bravi! Bravi! Testa! Proprio in testa con la testa. Lui si è spostato e è andato a prendere quella posizione. Ma che pennellata mancina da parte di Bernardo. Dai, dimmi, di alzare la voce, tutti! Ricomincia da capo, il pallone per Pjanic che lo allarga, il Mrecciania centrale, fuori, il pallone per Cancelo. Cancelo deve essere più deciso, deve provare più il traverso. Di dov'è questa? Oh Dio, Cristo beato! Che bene che ti voglio! Dai! Calcio di rigore, confermato, ma le immagini lasciano pochi dubbi. Fare un'altra doccia, cioè guardate il mio colorito, guardate, mi ero appena finito di lavare praticamente prima della partita, doccia già fatta, pronto per andare a letto, emozione non finire, sangue che ribolle, non so se avete visto il mio video uscito immediatamente a caldissimo dove piango letteralmente, ve lo lascio qui sopra nelle schede se ancora non l'avete visto e mi dispiace perché a un certo punto della partita mi si è scaricata la videocamera, ho dovuto registrare col cellulare, per fortuna sono riuscito, credo perché non ho ancora editato, editerò domani, sono riuscito a salvare, ripeto, credo, tutti i momenti clou, tra cui il rigore, tra cui il finale e tra cui che partita. Esattamente dove era iniziato questo video, deve anche finire, sono le 23:29 e devo muovermi perché sono in super ritardo, purtroppo non riesco a editare questo video in questo momento, non riuscirò probabilmente a portarvelo domani, spero che possiate apprezzarlo anche in un futuro più prossimo, perché tra mezz'ora faccio un anno con la Linda e veramente mi sto giocando un pezzo grosso, è stata gentilissima a lasciarmi questa serata libera, devo muovermi ad arrivare da lei entro mezzanotte, domani sono con lei, giornata dedicata a lei, giustamente. Non so più cosa dire, spero che possiate apprezzare questo video e tutti quelli che vi ho portato, perché ve l'ho detto dall'inizio, bisogna crederci, bisogna stringersi insieme ai ragazzi, al mister, e non criticare sempre il mister, perché ve l'ho detto, rimpiangeremo quando perderemo Massimiliano Allegri.